Confronto ad altre applicazioni che avevo comunque provato, quello che è stato il passo in più che poi avevo, di cui avevo bisogno, che stavo cercando, era qualcosa che mi dicesse cosa stava succedendo, nel senso che mi desse quel campanello d'allarme per poi rivolgermi al mio clinico. Tante volte sì, magari ho i classici sintomi che avevo, tra l'altro, quindi testa ovattata, fischio alle orecchie, mal di testa. Però sì, domani vado dal medico, ma poi alla fine magari non ci andavo mai. Quindi ho tenuto monitorata la mia pressione e quello che mi ha dato in più praticamente è, innanzitutto, questa è la misurazione di questa mattina, innanzitutto dirmi che, attenzione, la tua pressione, in questo caso la sistolica, la massima va bene, guarda che la diastolica, la minima, c'è qualcosa che non va, lo stesso le frequenze cardiache, i battiti al minuto sono un po' troppo elevati. Quello invece che mi ha fatto veramente il campanello da allarme è vedere il mio storico delle misure, vedere che sono memorizzate, ok, e sono sempre persistentemente elevate la pressione minima, cosa che il sistema mi ha detto praticamente subito. Dopo 15 giorni, una decina di giorni dall'inizio del servizio, mi è arrivato un vero e proprio referto firmato da un medico cardiologo che mi diceva che mia pressione diastolica era persistentemente alta, così come la frequenza cardiaca, e il consiglio che mi davano appunto era quello di rivolgermi al mio medico curante, cosa che poi ho fatto. Casualità vuole, il mio medico curante è un cardiologo e io mi sono presentato nel suo studio facendogli proprio vedere esattamente il tablet con la misurazione. Ma la cosa che mi ha lasciato sorpreso è la possibilità di chiamare la centrale medica, cioè io quindi dall'altra parte ho qualcuno comunque che mi risponde, che mi dice qualcosa, mi dice: guardi, signor Roberto, c'è qualcosa che non va, forse è meglio che si faccia visitare dal suo medico curante piuttosto che da uno specialista. Questo secondo me è un grande vantaggio. Thank you.